Sicura? Ciao ragazze, ho cambiato cellulare and nient'altro perché non ce l'avevo più con la memoria. Adesso passiamo ai saldi seri, cioè quelli che potete reperire tranquillamente nei negozi, anche se H&M, Chiavi, uguale, però vi faccio vedere quello che ho preso da Piazza Italia, da Stradivarius, da Pull&Bear and Primark, ci sono ancora tre cose dell'usato. Le uniche tre cose che ho preso al banchetto dell'usato sono praticamente due, tre vestiti, no, due. No. Ma c'è qualcosa che non va. Allora, io cosa ho pagato? 5 più 4, 9. Spero di non avergli detto tre pezzi, perché adesso mi è venuto il dubbio di avergli pagato per tre pezzi, che gli ho detto tre pezzi. Sarò così cretina? Non mi ricordo più. Però c'era il mio vestito. Ah sì, brava. No, perché ho detto, boh, mi è sembrato di avergli detto tre pezzi. Poi mi ricordo di aver ceduto a una ragazza una gonna che la voleva, me la desideravo. Ho detto, vabbè, dai, io che ne ho tante, te la cedo. Cioè, sono pure altruista and, come si dice? Sono altruista, cioè, Magnanimo. non è vero che sono, come si dice? Vabbè, comunque, gliel'ho ceduta e l'ha comprata. Tanto a me non è che me ne fregava più di tanto. Invece ci sarebbe stato qualcuno che quando qualcuno la cercava per cattiveria, perché l'umano è cattivo, l'avrebbe tenuta ancora più volentieri, come quando sta guardando una cosa, poi dici, guardi, se la lascio giù la prendo io, la prende subito. Cioè, la gente è cattiva, io sono una finta cattiva. Ok, allora, questo vestito qui che è bellissimo, secondo me, però è di Topshop. Guardate che bello, però non so se mi va bene perché è una UK 12, US 8, Europea 40. Se non erro, corrisponde tipo a una 38-40, però non si sa bene, devo provarlo. Il corpetto è fatto così, tutto in pizzo, in macramè, no, non è vero, un pizzetto non è un macramè perché è un pizzo leggero. E poi ha la parte qui che sembra tipo sembra pelle, no? C'è una pelle un po' chiara, però è fatto molto carino. E poi ha la gonna nera, cioè il corpetto è molto bello, non so se si capisce. Cioè, in realtà dal vivo è più bello, nella foto, col cellulare sembra più brutto. Vabbè, i romini intanto stanno facendo le feste praticamente. E comunque ha questi tagli sulla parte del fianco che non mi fanno impazzire, però vabbè. Il secondo vestito invece, non sono contenta di questo, però vabbè, meglio che non lo tocco perché porto sfiga. Il secondo vestito invece è più simile a un vestito vintage, diciamo, come forma, i colori e fantasia. È della Mela London, adesso me la prendo con comodo perché tanto mia sorella ha un sacco di memoria espandibile, quindi posso chiacchierare leggermente. E praticamente è fatto così, guardate, super. Questo qua la taglia è giusta perché è una 42, però è uguale perché è UK 10, boh, sono tutte taglie fasulle, non si capisce niente. Fatto così, guardate, super vintage, molto carino, e ha tipo anni 50 perché ha la gonna a ruota che arriva secondo me sotto il ginocchio, cioè abbiamo messo il cuscino sotto per non rompere, cioè se mi cade il telefono, siccome porto sfiga in questi giorni, e si è messa Romina a dormire, vorrei tanto farvela vedere, ma meglio di no. Anzi, ve la potrei far vedere se dopo ve la faccio vedere lo stesso, però non posso toccare il telefono, quindi alla fine del video se resterà lì. Comunque è molto carino e il colore è bianco, ovviamente. Queste sono le tre cose, le due cose che ho preso all'usato, quindi neanche tre, ne ho prese due, figuriamoci. E poi ho preso, allora, partiamo da Pull&Bear, che c'è un mega bustone, come se avessi preso il mondo, ma in realtà non ho preso niente. Ci ho preso un paio di pantaloni che in realtà volevo da, adesso comincerò a dire sempre, in realtà volevo da tantissimo, cioè, mi piacevano un sacco quando sono usciti, costavano 20 euro. Non è che avessero un prezzo esorbitante, fuori dal normale. Cioè, li avete già visti, però ho detto: vabbè, cosa me ne faccio di questi pantaloni quando è che li metto? Li avevo visti rossi, che erano quelli che indossava Cecilia Rodriguez al GF 100 anni fa. Vabbè, su di lei poi stavano bene, però quelli di lei erano in vinile. Questi non sono in vinile, sono di un tessuto stranissimo che sembra tipo neoprene, però no, non lo so che cos'è. Comunque, sono questi, cioè, guardate che robe. Tra l'altro sembrano dei mutandoni della nonna, ma sono giganti. Ho preso la taglia 44, volevo provare anche la taglia 42, però cioè, praticamente sono stati molto intelligenti, hanno messo l'etichetta con la taglia, l'hanno tolta, quindi è uscito, c'era tutta la colla, poi ho detto io non mi sbatto a lavarli e togliere la colla da sto tessuto, non so neanche come si lava. Anzi, spiegatemelo voi, vi dico il tessuto innanzitutto, tecnicamente. Vediamo, può decolorarsi. Sono scucito. Come scuciti? No, ne va via un filo. Pensavo rotti.
Ma che materiale? Vabbè, è un poliestere. Cioè, vabbè, tutto sto casino per un poliestere. E niente, sono stracarini. Ho preso la taglia 44, mi stanno giù, cioè, adagiati morbidi. E smette di deconcentrarmi. Sono super skinny e ve li farò vedere indossati. Prendendo la taglia 44 è un segreto, una sorta di regola barra segreto per Romina mi osserva. Il cellulare comunque fa muovere le immagini come faceva all'inizio il mio, non so come mai. Dietro sembra che ci sono cose che fanno venire mal di mare, vabbè. Cavoli di chi guarda. E, dicevo, è un effetto, prendendo la taglia in più che resta un po' più morbida, perché secondo me la 42 mi andava bene, però aveva questa colla e praticamente fa un po' meno l'effetto strizzata. Ah, ecco, quando mi muovo ogni tanto si muove dietro. Mi dispiace. Stoppa un attimo. Posso continuare? Adesso provo a stoppare e rifacciamo, perché questa è la maledizione dei video che non possono durare di più. Mi dispiace.